tutti ragazzi del vostro Paolo Inter, auguri a tutti di buone feste. Allora, una grande Inter ieri, veramente, un Inter che stravince col Genoa, diciamo che addirittura distrugge questo Genoa con 4 bei gol, un bel poker rifilato appunto a questo povero Genoa, che tra l'altro naviga anche in cattive acque. Un poker realizzato dal nostro gigante Lukaku, che fa una bella doppietta e si porta a 12 gol nella classifica marcatori. Un bel gol di Gagliardini e un rigore realizzato, diciamo, alla perfezione dal nostro 2002, dal nostro giovane Sebe Esposito, che così realizza il suo primo gol in Serie A e quindi anche con la nostra maglia. Un Inter veramente, direi, travolgente, un Inter che è bella anche a livello di gioco, un Inter che è molto aggressiva e soprattutto anche molto determinata, che veramente, diciamo, offre veramente una grande prova sul campo. Un Genoa inizialmente annichilito da una doppietta dal gol di Lukaku in apertura al 31esimo del primo tempo e dal gol del nostro Gagliardini, del nostro Gagliardo, che riusciamo così a recuperare, quindi il ritorno di Gagliardini col gol subito al 32esimo, un minuto dopo. Un Genoa inizialmente annichilito appunto da questo 1-2 velenoso e poi dopo, direi, un Genoa proprio schiacciato nel secondo tempo appunto dal secondo gol di Lukaku, diciamo prima dal rigore di Sebe Esposito al 64esimo e poi dal secondo gol appunto del nostro gigante Lukaku al 71esimo, che chiude la partita appunto e fissa il risultato appunto sul 4-0. 4 bei gol, il primo gol del nostro gigante, un bel gol di testa che va proprio a infilarsi nell'angolino su una pennellata precisa del nostro Candreva, che ha disputato un'ottima partita a mio parere, mi è piaciuto molto. Il secondo gol di Gagliardini, praticamente un minuto dopo, un bel tiro dal limite dopo uno scambio tra lui e Lukaku, un bel tiro che viene leggermente deviato da Romero e spiazza quindi Radu, un bel tiro potente e quindi il primo tempo poi si conclude sul 2-0. Nel secondo tempo ci sarà appunto questo rigore appunto realizzato, direi, con una grande precisione e con una freddezza quasi da gregario dal nostro Sebe Esposito, il nostro ragazzino terribile, appunto, che porta niente sul 3-0, un rigore appunto che ci hanno concesso appunto grazie a un fallo di Agudelo, del colombiano Agudelo sul Gagliardo in area di rigore, un fallo nettissimo, quindi rigore netto per noi. E poi il 4-0 appunto al 71esimo, appunto, che con il nostro gigante Lukaku, che realizza così una doppietta e, come dicevo prima, si porta a quota 12 nella classifica marcatori, e con un bel tiro potente che va proprio a togliere le ragnatele dal set e diciamo un tiro imprendibile che del quale appunto Radu viene sorpreso e non riesce quindi a pararla. Ecco, quindi 4 bei gol, un Inter che, come dicevo prima, convince col gioco, che mi è piaciuta molto, molto bravo, bravi tutti, direi nessuno escluso, anche quelli che sono subentrati nel secondo tempo, cioè Lazzaro al posto di Candreva, Stefanino Sessi al posto di Gagliardini e Di Marco al posto del nostro Biraghi. Bravo Biraghi, bravo anche Lazzaro, comunque bravi tutti. Un Inter che sinceramente un pochino
fa un po' rabbia un risultato del genere, onestamente, perché un po' ci toglie un po' l'amarezza di quel mezzo passo falso di Firenze, perché a quest'ora potevamo essere sempre primi in classifica come adesso, ma potevamo essere da soli e con due punti sulla Juventus. Peccato veramente. Ad ogni modo, un pochino, un risultato comunque che ti rinfranca, perché comunque siamo sempre lì, agganciamo quindi i Gobbi, primi in classifica, 42 punti, e continuiamo comunque a essere lì, ecco, ad essere lì e non mollare la presa, questa è la cosa più importante. Poi se peccato comunque per la partita di Firenze, perché se fossimo riusciti a vincerla, sicuramente saremmo appunto a più due da loro. Peccato, ma è andato così. Comunque siamo sempre lì. E, un Inter che comunque a livello di bilancio di 2019 direi che è stato un bilancio fuori da ogni aspettativa, una squadra che ha sorpreso tutti. Grande, grande merito va comunque al nostro mister Conte, che sta costruendo veramente una squadra, un gruppo vincente soprattutto, che sta valorizzando tanti giocatori che magari non riuscivano negli ultimi anni a mettersi in mostra, magari a dare il meglio di sé, di loro. Una squadra che col materiale a disposizione, un Inter che secondo me Conte con materiale a disposizione sta facendo veramente miracoli. Perché come sapete siamo decimati, perché ci mancano ancora diversi giocatori infortunati, poi ieri avevamo anche due giocatori, due titolarissimi che erano squalificati, che erano appunto Lautaro Martinez e Brozovic, e quindi io avevo poi anche molta paura della partita di ieri, attendevo molto quella di ieri col Genoa, perché eravamo veramente decimati. Poi c'è stata la bella notizia appunto del recupero in extremis di Gagliardini e di Stefanino Sensi. Gagliardo dal primo minuto ha giocato un'ottima partita, tra l'altro ha segnato anche il gol del 2-0, e poi Stefanino Sensi è entrato nel secondo tempo, a mio parere ha disputato una discreta prestazione, ha fatto vedere del bel gioco, comunque due recuperi importantissimi. Purtroppo abbiamo ancora in infermeria giocatori come Barella e come Sanchez e Nino Maraviglia, che sono giocatori, altri due giocatori molto importanti per questa Inter, che spero che recupereremo. Almeno sì, sono infortuni diciamo di una certa gravità, però penso che se magari riusciranno anche con la riabilitazione a velocizzare un po', diciamo, un po' con gli allenamenti, anche con un po' di buona volontà, il lavoro, penso che recupereremo forse anche prima di febbraio. Auguriamocelo. Intanto bisogna necessariamente, come sapete, come vi ho sempre detto, perché ve l'ho detto anche fino alla noia, fino a risultare monotono, vi ho sempre detto che a gennaio bisognerà intervenire sul mercato. Ci vogliono almeno due o tre elementi, due centrocampisti e un attaccante. Ci sono fatte tante voci, si è parlato addirittura di uno scambio tra Politano e tra Llorente con Napoli, uno scambio di prestiti. Sono fatti tanti nomi a centrocampo, si è parlato di Vidal, come vi dicevo la volta scorsa, di Kulusevski del Parma. Di De Paul sulla fascia, ci sono fatti tanti nomi, staremo a vedere cosa succede. La cosa comunque fondamentale è comprare o almeno prendere dei giocatori in prestito, appunto per cercare di sopperire a questa coperta corta di rose che abbiamo, e per cercare anche di sopperire allo stesso tempo anche di sopperire alle assenze pesanti che abbiamo. Comunque due belle notizie le abbiamo avute ieri, appunto col rientro di due calciatori importanti come Gagliardo e Stefanino Sensi. Un Inter comunque che ha disputato a mio parere una grande partita, ha fatto una grande prova di carattere.
e anche di un Inter che dicevo aggressiva, ma anche molto determinata, molto concentrata, che ha voluto vincere a tutti i costi e ha ottenuto e ha raggiunto, direi, in maniera netta l'obiettivo, vincendo con un risultato abbastanza rotondo, perché un 4-0, un poker, mi sembra un risultato abbastanza rotondo. Un Genoa che purtroppo naviga in cattive acque e che molto, molto presumibilmente avrà l'allenatore esonerato, perché si è parlato di Thiago, del nostro Thiagone Motta esonerato, e quindi potrebbe esserci anche quell'evenienza lì. Io non glielo auguro, perché comunque voglio il bene per un eroe del triplete come il nostro Thiagone Motta, quindi mi dispiace per lui se dovesse venire esonerato. Poi magari nel frattempo è già stato esonerato, non lo so, io sono su questa cosa non sono abbastanza informato, quindi lo sapremo appunto magari in queste ore o nei prossimi giorni. Intanto un buon Natale, una bella vittoria che così ci fa arrivare a Natale, ci dà un buon Natale a tutti praticamente, la gioia del Natale, una bella vittoria che chiude l'anno e che ci conferma squadra veramente consapevole anche delle proprie forze, squadra in crescita, ma allo stesso tempo squadra con una mentalità vincente, perché comunque Conte è riuscito a trasmettere questo soprattutto, e ce ne siamo resi conto soprattutto in questa prima parte di campionato. Un Inter che ha a livello di coppia d'attacco, comunque ha una coppia d'attacco tra le più prolifiche del campionato, perché Lukaku, il nostro gigante, arriva a 12 gol e Lautaro Martinez è 8, quindi comunque tutte e due compongono una delle più forti coppie d'attacco del campionato. Dietro Immobile, nella classifica marcatore, dietro a Ciro Immobile che è primo a 17 gol. E cosa dire ancora? Abbiamo detto tutto, direi che comunque siamo molto soddisfatti. Io vi colgo l'occasione anche per farvi gli auguri di buone feste, gli auguri soprattutto di buon Natale, visto che tra poco è Natale. E per gli auguri di buon anno poi ce li faremo poi nei prossimi giorni, perché comunque la mia programmazione non termina qui e farò nei prossimi giorni, comunque sicuramente farò altri video. Un Inter comunque che, guardando la formazione, ha giocato col solito 3-5-2 con Andanovic in porta, terzetto composto da Skriniar, De Vrij e da giovane Bastoni, che anche lui ha disputato un'ottima gara. A centrocampo, sulle fasce, scusate, confermato Biraghi sulla sinistra e Candreva sulla destra. Poi centralmente ha deciso Conte di schierare ancora, di confermare di nuovo Borja Valero, Vecino e Gagliardini, appunto Gagliardini che rientra dopo il lungo stop. Coppia d'attacco appunto inedita, perché la coppia d'attacco appunto composta da Lukaku e dal giovane Esposito appunto che sostituisce appunto lo squalificato Lautaro Martinez. Un Esposito che non ha affatto sfigurato, anzi è stato, diciamo, sempre molto pungente, è sempre stato il ragazzino, l'ho chiamato il ragazzino terribile, è sempre stato molto pericoloso davanti. Sono contento che ha realizzato il gol ha fatto il rigore, ha realizzato il rigore, sono contento che almeno un gol ha fatto, perché sarebbe meritata appunto la marcatura. E Lukaku, direi gigantesco, Lukaku veramente grandioso, che anche ieri ha fatto vedere che è un grande campione, ha dimostrato a tutti che è un grande campione con una grande doppietta, e quindi direi che fortunatamente io temevo appunto tutte quelle assenze appunto e il fatto appunto di essere decimati, invece hanno reso più del dovuto i nostri ragazzi. Quindi un grandissimo applauso a questi ragazzi che ci stanno dando tante soddisfazioni appunto con il loro gioco, con il loro
e con i loro gol, ecco, soprattutto. Ecco. Io ragazzi ho concluso, ecco, volevo appunto augurare a tutti di nuovo buone feste, buon Natale. Noi ci vediamo prossimamente con altri video. Direi che sulla partita ho detto tutto. Adesso guardiamo avanti, il 6 gennaio si tornerà appunto in campionato, quindi ci aspetterà la trasferta abbastanza, diciamo, impegnativa del San Paolo di a Napoli contro il Napoli. Però per allora io spero che magari arriverà qualche giocatore importante nelle file della nostra squadra e riusciremo anche a recuperare qualche altra pedina fondamentale appunto di questa Inter. E speriamo che si affrettino anche i tempi di recupero sia per Barella che per il nostro Alexis Sanchez. Niente ragazzi, io vi saluto, riguardo il mercato forse farò dei video di mercato più avanti, tante voci, si è parlato addirittura di uno scambio al di là di Vidal, se vi ricordate bene vi parlavo di Vidal che potrebbe arrivare, almeno dicono tutti che arriverà, Arturo Vidal comunque potrebbe essere uno dei primi arrivi. Ma si è parlato anche di uno scambio con Napoli, con un scambio di prestiti tra Politano e Llorente, e potrebbe essere anche una soluzione appunto per avere un attaccante, visto che ci servono due centrocampisti e un attaccante, quindi sarebbe, io lo guarderei molto di buon occhio uno scambio di prestiti di questo tipo, perché uno come Llorente, come vice Lukaku, farebbe sicuramente comodo in attacco, quindi sicuramente ci rinforzerebbe molto appunto il reparto offensivo. Si è parlato di De Paul sulla fascia, poi non si è parlato molto tempo fa, adesso se ne parla di meno, si è parlato di Kulusevski che dovrebbe essere uno dei, anche lui un arrivo imminente, il centrocampista, centrocampista del Parma. E sono fatti altri nomi, comunque staremo a vedere, io appena avrò delle notizie, diciamo, concrete, perché non voglio dirvi cose appunto, cose inventate, non voglio illudervi con nomi campati in aria, appena saprò qualcosa di sarò sicuro appunto che arriverà qualche giocatore, non mancherò appunto con i miei video e quindi farò sicuramente qualche video di mercato. Io niente ragazzi, ho concluso, l'ho fatto un po' lunghino, scusatemi, noi ci vediamo prossimamente con altri video, ancora un plauso a questa Inter, bravi ragazzi, vi siete piaciuti, finalmente ho visto una squadra anche molto più convincente magari che in altre occasioni, peccato sempre per quella trasferta di Firenze, ma è andata così, però siamo sempre primi, siamo sempre lì. Siamo sempre lì che teniamo la presa, l'importante è rimanere là sopra appunto e aver agganciato la Juventus. Un bacione a tutti, ci vedremo prossimamente con altri video, sempre Forza Inter naturalmente, vi auguro a tutti ancora buone feste e come dico sempre prima di salutarvi, la mia solita frase classica, amala sempre e comunque. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, buona continuazione e grazie a tutti dell'attenzione. Ciao, bacione. Pazzi come te, nero azzurro.